Eccoci qui, buonasera, buonanotte, buon venerdì, bentornati alla Buon'ora, ultimo appuntamento della settimana. Ci siamo anche questa sera per concludere un altro ciclo di puntate di Alla Buon'ora, l'ultimo appuntamento, vi dicevo, anche di questa settimana, dove ci riempiremo di storie, di emozioni. Il nostro albero di Natale ormai, quello del nostro loft, quello della notte, quello di Cusano Italia TV, sta riempendo sempre di più di storie, di sogni, di emozioni. E anche stasera, chissà, nelle nostre palline metaforiche, quelle dove appunto poi raccogliamo la vita, i sogni, le speranze, i desideri, quello che è stato, quello che è, inevitabilmente quello che sarà. Sono curioso davvero di entrare nella vita della donna, della grande donna che sta per arrivare, perché per me stasera è davvero un grande onore, un grande piacere averla qui con noi, ma ve la presento tra pochissimo, ricordandovi intanto che i protagonisti siete sempre voi, quindi scrivete, twittate, commentate con l'hashtag ufficiale che è quello della Buon'ora, e recuperate tutte le nostre puntate sul sito di Cusano Italia TV. E adesso mettiamoci comodi e accogliamo nel nostro loft davvero un numero uno del teatro, del cinema, della televisione, e a lei dedichiamo queste immagini. Troveranno sempre, devi dire, io mi chiamo Gigi. Come? Gigi, con una G sola. A rifarlo un po'? Lo faccio. Gigi. Ma io non riconosco più se parla così. Vedi bambola, io devo parlare così perché voi siete una ben esigua platea, invece io mi rivolgo ad una platea ben più vasta. Reduce dal successo di Senza Santi in Paradiso, dove racconta 30 anni di vita, 30 anni di carriera, questa notte alla Buon'ora Nadia Rinaldi. Ciao Nadia! Ciao a tutti! Buonasera Nadia, benvenuta, benvenuta nel nostro loft, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Come stai? Un po' indaffarata in questi giorni, non si riesce mai a fare tutto quello che si vuole fare, tra impegni, il teatro, la casa, l'albero, i figli, il cane. Quindi Nadia, gli impegni non ti mancano? Qualcosa da... c'è mai un momento della giornata in cui capita di annoiarti, Nadia? Ti succede? Oddio, di annoiarmi no, arrivo la sera stanca morta e crollo. Il momento in cui mi annoio è quando mi addormento, quindi... Quindi sei una che ama annoiare. La frenesia, ama la dinamicità, forse anche perché poi avendo avuto fino adesso una vita davvero piena di cose, piena di impegni, piena di tante davvero cose che poi accadono nel tuo quotidiano, ma come fa Nadia Rinaldi ad annoiarsi o a fermarsi un istante? È impossibile. No, non mi annoio, i miei figli dicono che l'annoio, si annoiano perché mi sentono quando li rimprovero, quando devo sistemare le cose, allora per loro sono noiosa. Che mamma sei? Come ti definiresti? Secondo te ai loro occhi che mamma sei? Bah, ti dico, ai loro occhi sono una rompiscatole, però credo di essere una mamma che dà abbastanza fiducia e libertà ai figli, e soprattutto pretende comunque il rispetto, la lealtà, la sincerità, perché credo che siano gli elementi sui quali si costruisce un rapporto sano. Poi i figli hanno sempre qualcosa di cui lamentarti, noi genitori uguali, e in questo periodo storico, poi insomma, avere a che fare con un 23enne e con una 16enne, e bisogna sempre stare attenti a come ci si approccia, alla loro sensibilità, alle loro fragilità, perché non nascondiamo, nonostante quello che si sente, i figli di questa generazione sono dei figli molto fragili. E spesso sono figli di separati, perché le ultime generazioni sono molto figli di separati, e quindi c'è sempre quel genitore che deve fare un lavoro doppio in qualche modo, e a volte non lo fa bene, però si cerca alla base sempre un dialogo sincero e leale, che credo sia l'ingrediente per far sì che i figli possano in qualche modo fidarsi dei genitori, anche se all'inizio pensano che siano i loro peggiori nemici, quando poi si renderanno conto che gli unici su cui possono contare veramente sono i genitori, insomma i familiari. Ecco, questo lo devono capire bene. Poi possiamo avere tutti gli amici del cuore, le amiche del cuore, però credo che come un genitore non sia un amico del cuore, migliore del genitore.
Nadia, tramite queste tue parole, no, che hai appena condiviso con noi, inevitabilmente ci stai facendo capire quelli che sono davvero per te i principi essenziali della vita, del rapporto madre-figli e delle cose che tramite gesti, tramite le parole, tramite i consigli, tu cerchi di insegnare quotidianamente a loro, comunque più che insegnare, di trasmettere, no, per farli diventare dei ragazzi consapevoli oggi e degli adulti migliori domani. Ma invece Certo. i tuoi figli a te che cosa stanno trasmettendo? Cosa ti stanno insegnando? Ma i miei figli mi insegnano a farmi crescere l'ansia, perché io sono una mamma ansiosa. Se dovrei seguire il mio istinto, li terrei chiusi in una stanza, li farei uscire quando devo mangiare, quando devono fare delle cose importantissime. Però non è così che va la vita. E quindi ripeto, bisogna parlarci molto, aprire questo dialogo che è una linea molto sottile sulla quale, ai quali bisogna trasmettergli sicuramente la fiducia, trasmettergli la forza che comunque gli abbiamo in qualche modo trasmesso, perché a me figlio debole oggi rischia, quindi il figlio deve essere forte con le sue fragilità, ma le debolezze, ecco, questa è una società dove penalizza purtroppo le persone deboli, quindi cerchiamo di capire quali sono le debolezze dei nostri figli, cercando di trasformarle sicuramente in fragilità, però facendo in modo che queste fragilità siano anche in qualche modo di esempio. Le fragilità possono essere avere diversi tipi di lettura. La fragilità è segno di buon senso, la fragilità è segno di generosità, tra virgolette diciamo fragilità, però poi questa parola contiene tante cose belle. Un figlio fragile è un'anima bella, è un'anima buona. La debolezza rischia di essere in qualche modo piazzata, rischia di essere sovrastata, rischia di essere calpestata da chi insomma è più. Un po' più sgamato, si dice a Roma, no? Ecco, vorrei, ecco, che i miei figli guardassero sempre al meglio, frequentassero sempre persone migliori, perché dalle persone migliori si possono trarre tanti insegnamenti. Sono una mamma che ha paura quando escono di casa, questo lo ammetto, perché può succedere di tutto. Oggi le paure vere per un genitore sono queste. Fino a che i figli non rientrano a casa non si sta mai tranquilli. E purtroppo Nadia, quello che si nota e si legge quotidianamente dovunque. perdonami se ti interrompo. A tal proposito, no? Qualche giorno fa si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettin e tu proprio in quei giorni hai fatto anche un post su Instagram, come sempre mettendoci la faccia, schierandoti dalla parte delle donne, dalla parte dei diritti, dalla parte di chi ha voglia che questo mondo, che questo paese possa cambiare, possa diventare un posto migliore. Prima dicevi, oggi noi genitori, ma non solo, abbiamo paura, stiamo con l'ansia, col timore, perché quando un figlio esce dalla porta di casa non sai che cosa gli può capitare e vivi anche con questo timore che magari chiami qualcuno all'improvviso, che ti dica che è successo qualcosa. Ecco, Certo. secondo te che cosa possiamo fare noi oggi, noi della nostra generazione, la generazione dei tuoi figli o la tua generazione? Cioè, da quale parte dobbiamo impugnare questo mondo, questa vita, per far sì che un cambiamento vero, reale possa esistere? Perché Nadia, e io sono sicuro che tu la pensi come me, a me fa un po' terrore quando sento quelli che dicono che la violenza di genere non esiste, che le discriminazioni sessuali non esistono. Come dicevi tu, forse ci sono tutte queste fragilità che appartengono ad ognuno di noi, che ci rendono speciali, la gente le critica, le attacca e poi l'evidenza la nega. Che cosa stiamo sbagliando e da dove possiamo ricominciare per cambiare? Ma io credo che bisogna ricominciare comunque dalla scuola, perché la scuola è sempre stata la seconda famiglia parallela alla famiglia a cui si appartiene. Io mi ricordo che andavo a scuola, però poi i miei genitori non erano quelli che inveivano contro il professore se mi rimproverava, se avevo avuto un comportamento poco corretto, o magari mi era scappata la parolaccia. Ecco, il rispetto per le autorità, questo manca ai ragazzi, il rispetto per l'autorità. Mettersi nello stesso livello del professore, tirare il cancellino, poi alzare la sedia, poi tirare addirittura il banco. E se
il ragazzo viene in qualche modo punito o richiamato, il genitore non deve andare a scuola a fare la rivolta contro il professore. In quel caso si deve alleare con il professore e indicare dei consigli giusti che si prendono insieme. Dobbiamo capire che la scuola è una seconda famiglia. Se il genitore è impegnato per il lavoro, affida il proprio figlio alla scuola e la scuola ha le stesse veci della famiglia. Però se queste due famiglie non camminano sullo stesso binario per educare i propri figli, da lì si scompone il tutto e i ragazzi, è normale, come il figlio dei separati, vado da mamma perché poi mi dà quello, poi vado da papà, chiedo quell'altro, tanto tante loro non si incontrano e quindi io prendo da una parte e prendo dall'altra. No, la famiglia, la scuola devono camminare sullo stesso binario. A volte si può essere anche duri, si può essere anche considerati sbagliati, però quando c'è un fermo bisogna fare un fermo, quando c'è una punizione bisogna essere concordi tutti e due nella stessa posizione, perché un no detto farà tanto bene in futuro al figlio. Purtroppo i nostri figli sono abituati a sentirsi dire sempre sì, questo, per andare a soccombere le nostre mancanze. Mi serve quello, va bene, sì, va bene, voglio quello, sì, va bene, perché magari non abbiamo aperto del tempo per parlare con loro, quindi sentendoci in colpa per non avergli dedicato abbastanza tempo, allora andiamo a sopperire con tutte altre mancanze materiali. Io credo che abbiano tutto troppo e molto velocemente, senza riconoscere il sacrificio, senza riconoscere la fatica, senza riconoscere anche il premio, perché tante cose possono essere considerate dei premi. Adesso è tutto dovuto, non è più un premio, e questo è sbagliato. Questo è sbagliato. E purtroppo sembra come se vivessero in un enterprise. In un nanosecondo riescono a ottenere tutto subito ed è quasi dovuto. Nulla è dovuto. Un comportamento buono riceve un premio. Se vai bene a scuola puoi riceverne un altro. Se ti comporti bene in famiglia posso essere fiera di te, orgogliosa di te. E quando cominciano invece ad avere degli atteggiamenti, dei comportamenti dove noi non ci riconosciamo neanche come genitori, perché io non credo, quando si dà la colpa alle famiglie, non credo che sia colpa delle famiglie. È una generazione che andando a scuola, stando sempre troppo sui social, che sicuramente sono utili, ma a volte sono utilizzati in maniera sbagliata, perché noi per conoscere certi argomenti bisognava studiare e arrivare a parlare di certi argomenti. Tu se vuoi avvicinarti a tua figlia per parlargli e cerchi le parole giuste, l'educazione sessuale, tanto per dire, non sappiamo più quali parole trovare, perché loro basta che cliccano e si trovano nel mondo. Come dicevi tu, Nadia, hanno già un bagaglio dietro di cose scoperte così all'improvviso, anche per caso, magari assimilate in maniera sbagliata, che poi quello che assimilate in maniera sbagliata, in maniera volgare e senza essere arrivati gradualmente, perché l'amore è la cosa più bella in assoluto, però conoscerla nel modo in cui la vengono a conoscere loro diventa una cosa poco piacevole. E anche il genitore ha delle difficoltà ad approcciarsi per parlarne con i propri figli. Sanno più loro di noi, eh? Io mi sono accorta che sanno più loro di noi. Nadia, io prima di cambiare argomento vorrei dirti soltanto una cosa. Grazie di cuore per le parole e le riflessioni che hai condiviso con noi su questo argomento. Ti ringrazio davvero. Senti, rimaniamo un attimo su questa parola che abbiamo ripetuto tante volte finora, che è fragilità, no? Che tu ci hai raccontato e descritto molto molto bene. In Senza Santi in Paradiso, lo dicevo prima, tu racconti i tuoi 30 anni di vita privata, di carriera da tanti punti di vista, ma l'hai scoperto, l'hai capito qual è quella fragilità tua che nella vita tua ha fatto la differenza, che ti ha portato ad essere la donna che sei oggi? C'è una fragilità di cui sei orgogliosa? Ma guarda, la fragilità sì, ne sono orgogliosa, perché sono una persona molto... Allora, io sono una persona che è molto attenta alle parole che mi vengono dette, ma soprattutto quelle che rivolgo agli altri. Una parola sbagliata può creare molto dolore. E quindi questo l'ho imparato perché le ho ricevute io delle parole sbagliate che mi hanno fatto soffrire nel tempo. Poi ho metabolizzato, poi sono cresciuta, poi ho maturato, poi ti rendi conto dalla bocca di chi escono e gli dai meno importanza. Però la parola è importante quando
quando esce e soprattutto quando si riceve. Una parola sbagliata può più far male di uno schiaffo, di un calcio nel sedere, perché è detta e le parole escono dal cuore, non escono solo dalla pancia per rabbia o per no. Le parole è come quando le scrivi. Se le scrivi e le dici, significa che tu le pensi. Quindi prima di far uscire determinate parole, è ben giusto che ti colleghi, ti connetta bene con quello che si vuole dire, perché le parole fanno male. La fragilità, la sensibilità sta in questo. Poi una mia fragilità che a volte io ho vissuto dalla mancanza di mio padre, che è morto quando ero molto giovane, ed era giovane anche lui, perché è venuto a mancare, che aveva la stessa mia età di oggi. Purtroppo è una mia forte debolezza, è il senso dell'abbandono. Quindi ho sempre vissuto in questi 35 anni di carriera sempre con questo senso dell'abbandono. La mia paura più grande è l'abbandono, questa parola che sto cercando ancora di poter superare, ma a volte lo vivo, anche se si rimane la solitudine, si nasce oggi, diceva Renato Zero a Domenica Inna in un'intervista, che si nasce da soli e si muore da soli. Questo è vero, la solitudine a volte tu la richiedi perché ti devi occupare delle tue faccende private, hai bisogno di solitudine per concentrarti, ma essere lasciati solo perché è qualcun altro che ti lascia da solo, questo a me provoca dolore, e questa è una sensazione che non vorrei mai che vivessero i miei figli, che vivessero i ragazzi di oggi, perché noi siamo adulti e piano piano abbiamo anche gli strumenti per poterla superare, per poterla combattere. I ragazzi di oggi questa solitudine, questo senso dell'abbandono non potrebbero mai viverlo, perché non hanno i mezzi per potersi difendere. Quindi non li lasciamo mai soli, perché il senso dell'abbandono è massacrante. Nadia, dalle tue parole, no, ci arriva, trasmetti pienamente, no, davvero tutto quello che hai dentro, le paure, le fragilità di una donna, inevitabilmente, no, prima dicevi che cosa significa cadere, che cosa inevitabilmente significa rialzarsi, rimboccarsi le maniche, che può essere poi da qualsiasi punto di vista possibile. Tu prima hai detto le parole sono importanti, noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, sì, a come lo diciamo, e dicevi anche a me è successo. Ma guardandoti indietro, tu nella vita sei riuscita a perdonare tutti quelli che hanno detto parole sbagliate nei tuoi confronti? Sei una che perdona? Ma io sono una, essendo una persona comunque cresciuta in un contesto cattolico, sono predisposta al perdono. Insomma, magari c'ha la scuriata, si arrabbia, però poi è tutto fumo, finisce là, il giorno dopo ho già dimenticato. Ci sono però delle azioni che ho ricevuto che io dico sempre: Dio perdona, in questo caso io non ti riesco a perdonare. Ci sono delle persone che non ho perdonato, però le ho lasciate lungo la strada, ho evitato di frequentarle, soprattutto evito anche di avere notizie di queste persone perché potrebbero ferirmi. Però so che fondamentalmente nel cuore non le ho perdonate, perché di male ne hanno fatto tanto, sia a me, e di conseguenza l'hanno fatta ai miei figli. Quindi non, poi dico, Dio è grande, la Divina Provvidenza provvederà con i suoi tempi, che non sono i nostri, faranno i conti con altri, ma non certo come. Io non riesco a perdonarti, ho perdonato tante persone, ho perdonato tanti. Ma poi la brutta parola detta quando in un momento di rabbia la riconosci anche, poi ci ridi sopra, ci si beve sopra un bicchiere di vino, si sta insieme, diventa, lo capisci. Quando il gesto è accompagnato a quella parola che provoca nel tempo anche delle conseguenze disarmanti, allora io quello ancora non sono pronta, non sono stata capace a perdonare, lo dico con tutto il cuore. Nadia, quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata ti abbiamo accolto con delle immagini che vedevo guardando i tuoi occhi, che ti toccano sempre il cuore inevitabilmente, no? Sì. Rivedere Gigi Proietti. Io voglio farvi vedere un'altra sfumatura di Nadia Rinaldi, perché poi tu sei una che si diverte, ama divertirsi, ama mettere tutta se stessa. Qualche anno fa, guardati a Singing in the Car, che cosa ha fatto Nadia Rinaldi con Lodovica Comello dentro una macchina, faceva quella che cantava sotto la doccia. Guardate.
fosse così facile. Ah, se fossi ancora innamorato di te ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei di lui sopra ogni cosa, ogni cosa, ma tu non meriti più. Singing in the car, metti in moto la voce. Per tutto quello che conta, se conta, sei la mia impronta. Nadia, meravigliose queste immagini, ma succede, sotto la doccia canti così? Ma io canto sempre, guarda, per me è talmente liberatorio cantare che mi toglie proprio le negatività, mi tira fuori, mi riossigeno quando canto. Io a casa canto sempre, i miei figli dicono mamma mia che palle che sei, però mamma sempre a cantare. A me piace cantare, canto, non sopporto le persone stonate, però se fa bene anche a loro cantare, va bene così. E poi, vabbè, c'è questo pezzo della Mannoia con Noemi che è meraviglioso, insomma. Ecco, voglio chiederti una cosa su questo, no? Le ultime due curiosità prima di salutarti. Una partendo dall'Amore si odia, no? Grandissimo pezzo della musica italiana. Sì. Ma secondo Nadia Rinaldi è davvero così? Che è davvero che l'amore si odia? Ma io credo che l'amore è un sentimento come l'odio è un sentimento. L'amore non si può odiare, non è amore se... non... quando io dico che non si muore per amore, non ci si ammatta per amore, non si ammatta per amore, perché l'amore deve essere una cosa bella, l'amore è un fiore, è sempre esposto alle belle giornate, l'amore deve portare solo gioia nel cuore. Se porta odio è un amore malato, è un amore tossico, è diventato qualcosa di diverso. Non si deve star male, l'amore ti deve far aprire gli occhi la mattina, ti deve far sorridere, ti deve riempire il cuore, ti deve far venire il batticuore fino a che non vedi la persona di cui sei innamorata. E se provoca odio, provoca dolore, provoca paura, angoscia, scappiamo. Questo è il messaggio, scappiamo, scappiamo perché non è più amore. Nadia, per salutarti, per ringraziarti davvero di cuore per averti permesso di entrare nella tua vita, io ti ringrazio davvero, spero di essere entrato nel tuo intimo con garbo, con rispetto e in con punta... molta gentilezza, e ringrazio te. Grazie davvero Nadia. Voglio chiederti un'ultima cosa, che è una domanda che poi mi sorge spontanea, che capita spesso quando si parla di fede, quando si parla di Dio, quando si parla di ascolto. Tu ce l'hai detto prima, no? Io sono cresciuta con la fede, col mondo cattolico, appartiene alla mia vita, e tu tante volte hai raccontato che la preghiera nella vita ti ha aiutata, ti ha cambiata. Molto, certo. Per salutarci, secondo te la preghiera significa mettersi più in atto di richiesta o mettersi più in ascolto di qualcuno, di qualcosa? Ma non si deve pregare per chiedere o per si ricorda di avere qualcuno lassù perché abbiamo bisogno. Io credo che la preghiera, se sei cresciuto con delle indicazioni, fa parte di te. Pregare si dovrebbe pregare sempre, ma sia per gli altri, soprattutto per gli altri, e poi se tu ne trai beneficio è una conseguenza. Ma io non è che mi metto a pregare solo quando Dio, Gesù mio, c'ho bisogno di questo, c'ho bisogno di quell'altro. No, io prego perché i nostri figli possano essere sempre sereni. Io prego per tutte le mamme, perché i figli gli possano rientrare tutte le sere a casa e addormentarsi tranquillamente. Io prego per un mondo migliore, e poi se in questo mondo faccio parte anch'io, sia migliore anche per me, però prego veramente per tutti. Non è un diventa egoistico pensare solo a se stessi o rivolgersi a una forza più grande solo per i propri benefici. Io prego tutti i giorni affinché questa guerra finisca, una guerra in una terra santa non ha motivo di esistere, in una terra dove è nato il Padre Eterno, Gesù Cristo, non ha motivo di esistere. Io prego per tutti i bambini che non possono essere abbracciati dalle proprie mamme. Pregare per se stessi è un po' egoistico, la preghiera deve essere fatta per tutti, e spero che tutti in questo mondo abbiano bisogno di una protezione che venga non si sa dove, ma che arrivi, perché tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa che forse ci salverà, perché stiamo andando
stiamo andando verso un finale che, a mio avviso, da tutto quelle, dalle informazioni che ci arrivano, non è bello. Nadia, grazie davvero di cuore, davvero per il racconto che ci hai concesso. Senza Santi in Paradiso, nonostante sono una cresciuta in una scuola cattolica, nonostante ho avuto tanta fede, venite a vederlo, perché io ho sempre detto che nonostante tanti sacrifici, i Santi in Paradiso ce ne ho avuti ben pochi, quindi è stato un percorso molto faticoso rispetto a tanti altri colleghi, però alla fine la tenacia, la forza, e l'obiettivo da raggiungere, se c'è la passione, la determinazione, si raggiunge. E poi c'è una pagina dedicata a Proietti, a Califano, a Gabriella Ferri, alla canzone romana, ai miei esordi, quindi è una bella passeggiata di 30 anni, insomma. Guarda, Nadia, abbiamo parlato di tante cose belle, tante cose importanti. Quando vuoi, se ti va, se ti fa piacere, torna a trovarci, che magari tutta questa vita meravigliosa la raccontiamo anche con tanti filmati e tante sorprese, va bene? Va benissimo. Ti aspettiamo. Grazie di cuore a Nadia Rinaldi. Un bacio grande. Grazie a buon voi, tutto, a presto. Tutto. Grazie. Grazie davvero. Grazie a Nadia Rinaldi per essere stata con noi. Andiamo in pubblicità, 60 secondi, e poi torniamo col nostro salotto. Aspettateci. Eccoci tornati alla buon'ora, l'ultima puntata della settimana, l'ultimo salotto di questa nostra settimana, di questo nostro venerdì insieme. Grazie davvero di cuore a Nadia Rinaldi per essersi raccontata, averci portato nel suo mondo fatto di sfumature, di successi, di grandi emozioni, ma come ho detto a Nadia prima, grazie davvero perché ci ha dato la possibilità di riflettere su noi stessi, sulle nostre generazioni e soprattutto sul mondo che c'è attorno a noi. Quindi grazie a Nadia Rinaldi. Se avete perso l'intervista, recuperatela sul nostro sito, che sempre quello di Cusano Italia TV. Allora, mettiamoci comodi, tanto è l'ultimo salotto della settimana, quindi possiamo lasciarci andare. Voulez-vous danser, voulez-vous à Matoulé, Lorenzo Matoulé. Buonasera Simone, buonasera a tutti, voulez-vous un coucher avec moi. Allora, Giovanna Del Vino è molto sconvolta. Io ho bisogno di essere presentata, già ho capito che la situazione è gravissima. Buonasera, buonanotte. La dottoressa Luana Di Pietro. Buonasera. Che sempre ancora è pronta per l'espatrio, non vede l'ora di andare via. Azzurra Sichera, la donna dei libri, buonasera, buonanotte. Buonasera, buonanotte. Azzurra, anche tu non vedi l'ora di scappare? Ma quando mai? Allora, vorrei subito far notare una cosa, guardate la simbiosi. Intanto perché la nostra regia vi ha messo uno accanto all'altro. Lorenzo e Azzurra sono due corpi e un'anima, sono vicini. Perché Azzurra è di bianca con i cuori rossi, Lorenzo è rosso con sotto una maglietta bianca. Ma c'ho i cuori ai ma piedi. Ma c'è di più, non so se riusciamo a inquadrare. È una settimana che inquadriamo le tue calze, Lorenzo Matulli. Ma non so. Dovremmo farlo sempre. Le fai vedere meglio in camera, per favore? Perché abbiamo, Azzurra, pensa te, lo stesso identico cuore. Sì. Cioè, è una cosa meravigliosa. Sì. È incredibile. Allora, cioè, di là c'è la cuori stellina. Gira il piede. Gira così, il piede, così. Fai la spaccata. Cioè, è incredibile, Azzurra, renditi conto, se non è amore questo. E non è no, Shane, guarda, la calza, allarghiamo eh? Il merchandising anche alle calze. Anche alle calze, c'era un film che era Se non è amore è un calesse, com'era? Non mi ricordo. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. E invece era, ma visto che cultura meravigliosa. Grazie, è il complimento più bello che tu mi abbia mai fatto. Un calesse, Matulli. Va bene così. No, va bene. Amore nel calesse, sul calesse, nel, sul in. Tra l'altro io ho intravisto il nostro ospite di questa notte, che anche lui, come di consueto, ripeto ogni volta dopo che vi presento, non ha attaccato, non ha messo giù col collegamento, perché c'è un nuovo progetto davvero incredibile, straordinario, il singolo che è presente e lancia il loro secondo progetto musicale. Diamo il benvenuto a Mattia Galoi e Fiori del Male. Ciao Mattia! Ciao a tutti! Ciao Mattia, grazie. Buonasera, buonanotte. Sì. Dicevo così al volo, non sei scappato. Dopo che ti ho presentato tutti gli altri amici di questa notte, sei ancora qua. Sì, sì, eccomi. Piacere. Scusate che non sono potuto venire, ma non un po' ti di preoccupare. Non ti preoccupare, anzi, prima di tutto rimettiti presto, che è la cosa più importante. Grazie lo stesso, anche se pure a distanza, di essere qui con noi questa sera, davvero di cuore. Allora, dicevo subito, questo progetto musicale davvero incredibile, straordinario, perché Mattia anticipa il vostro secondo album. Esatto, che dovrebbe uscire
primavera del 2024. A gennaio registreremo tutte le nuove tracce e quindi siamo praticamente in studio quasi tutti i giorni cercando di fare un buon lavoro, diverso dal primo sicuramente. Tra l'altro una cosa molto interessante, no? È sempre bello raccontare come ci sono dei cambiamenti artistici, inevitabilmente, che poi Mattia a volte corrispondono anche con quelli umani, perché soprattutto nel vostro mestiere, o comunque come nel caso di Mattia, si cerca, no, una nuova pelle che magari arriva scoprendosi, no, col tempo, buttandosi in cose nuove, in progetti nuovi, nuove identità. E voi avete raccontato, Mattia, che questo nuovo progetto è davvero un po' un cambiamento per il vostro gruppo, perché tra l'altro altro qui adesso un po' strizzate l'occhio a rock anni 90, al mondo di Seattle, cioè una dimensione davvero nuova per voi. Sì, sì, hai detto bene. Abbiamo deciso di fare qualcosa che davvero ci interessasse, cioè non abbiamo pensato all'accoglienza della stampa, della radio, della televisione, ma abbiamo cercato di raccogliere quello che anche abbiamo imparato negli ultimi anni facendo diversi tour, per riportare anche sia l'esperienza sia il suono nei testi e nella musica di questo nuovo percorso. Perciò è una sfida, giustamente, come dici te. Ci stiamo attrezzando al meglio per far uscire un buon lavoro. Una cosa che mi ha colpito molto, quando è uscito questo brano, Mattia ha detto: il protagonista, dopo un'iniziale fuga, trova il coraggio di affrontare i propri demoni ed esce da ogni prova sempre più rafforzato, vivendo infine questa esperienza come un gioco con se stesso. Quanto c'è di te e di voi nel racconto di questo protagonista? Abbastanza. In realtà l'idea nasce da durante il Covid. Il brano nasce in un periodo in cui avevamo smesso di fare i live, eravamo abituati comunque a farne 90, 100 all'anno, e quindi ci siamo ritrovati un po' a contatto con noi stessi, da soli, senza la possibilità di esprimerci attraverso concerti. E quindi da là è nato questo incontro con una parte magari spiacevole di noi stessi, una parte più sola, più solitaria, che abbiamo dovuto affrontare nel modo migliore, spero, che ci competesse, che è quello musicale. E allora anche il video parla appunto di una persona che spesso si imbatte, adesso non vorrei svelare tutto, comunque che si imbatte in personaggi mostruosi che lo spaventano. E quindi da un lato fugge e dall'altro decide sempre di affrontarli, e quindi di affrontare poi una parte di sé che è quella che vorrebbe tenere nascosta, è quella più che lo spaventa, ecco. E quindi attraverso l'esperienza è anche qualcosa che ha una parte degli aspetti negativi, e quindi si cerca sempre di affrontarla o di lasciarla da parte. E in questo caso, sia nel brano che nel video, c'è questa volontà di affrontare le proprie paure, e quindi di a volte scoprire in realtà che, no, che è divertente tutto questo, questa sorta di conflitto interiore che può essere risolto in maniera più semplice rispetto a ciò che ci aspettiamo, e quindi in maniera dolorosa. Dottoressa, una cosa molto interessante, no, che ha detto Mattia in questo momento, no, inevitabilmente un modo per lottare contro i nostri demoni, per centrarci, no, con noi stessi, è parlare di questi demoni magari tramite le nostre passioni. Noi diciamo, noi questo l'abbiamo fatto in questo caso tramite la nostra musica. Sì, sono forme d'arte, forme di espressione, tutto quello che permette di far uscire delle cose dentro di noi, no, a livello proprio emotivo, è sicuramente un qualcosa di molto funzionale e aiuta noi stessi nell'elaborazione di queste emozioni e anche gli altri nel rispecchiamento delle stesse. Vediamolo, un estratto dal videoclip del singolo di Mattia Carola, Fiori del Mal. Davvero meraviglioso, davvero straordinario. Grazie. Mattia, complimenti. Grazie di cuore per questo progetto.
ci salutiamo. Grazie. Con la promessa, insomma, di ritrovarci, di ritrovarci presto, magari vivo, certo. Quando appunto poi in primavera ci sarà questo progetto e comincerete a anche tornare a suonare live l'anno nuovo, va bene? Salutaci tutti. Volentieri. Gli altri, grazie Mattia, grazie per averci ascoltato. Un abbraccio grande, buona guarigione, grazie davvero Mattia Carole, i fiori del male, davvero bello. Tra l'altro Giovanna, hai visto, no, che bello il videoclip, che aveva delle immagini anche molto cinematografiche. Molto cinematografiche, sì, hai visto anche il punto di vista? È vero. Quella si chiama soggettiva e quindi la telecamera è diventata un personaggio e noi siamo stati gli occhi del personaggio telecamera. Ah, ma tu lì di cosa vorresti essere gli occhi? Di Giovanna Del Vino. Vabbè, chissà che cosa la seduzione vede... di mercoledì ha funzionato. Chissà, Azzurra, chissà che cosa vedono gli occhi di Amatulli e gli occhi di Giovanna. Ma io inizio a essere molto gelosa. E allora, guarda, Azzurra, rimediamo subito. A te l'onore. Oh. I bacchi di Amatulli! I bacchi di Amatulli! Che sono diventati davvero un regalo. La gioia che ha proprio. Allora, devo andare a prendere una cosa. Ho una sorpresa per voi. Ecco qua. Perché io l'avevo promesso. E io odio le tue sorprese. Ci hai portato il panettone. Fate i bravi in questi due secondi che vado a prendere no, una cosa. Ci stai chiedendo un po' troppo. Ci avrà portato il panettone, avrà comprato i primi regali, spero. Allora, questo è per la dottoressa Luana di Pietra. No, non ci credo. Dio, ma si possono aprire per davvero? No, questo è per Giovanna Del Vino. Ma sei serio? Ma lo posso aprire? No. Cioè non è che è un fake, guarda, ma io pensavo quello che più avesse... grande per Lorenzo Amatulli. Ma grazie, grazie Azzurra, a te lo facciamo recapitare per posta. Ma tanto non lo puoi aprire, no, cioè... No. Cioè lei ce l'ha, vabbè, non li aprite, li scartiamo venerdì prossimo che è l'ultima puntata. Ma non ti credo, ma è per me, è per voi, vedete. E adesso il pacco di Amatulli. Allora Amatulli, vediamo. Chi c'è nel tuo pacco? Che stai cercando? Allora, nel mio pacco c'è proprio una femmina. Una femmina. Io sì, quando penso a lei, penso proprio alla femminilità, alla bellezza, all'eleganza. Ma non pensavo parlassi di me oggi. Ma anche lei è meridionale come te, mia cara Giovanna. Io l'avrei voluta sul palco dell'Ariston, Amadeus, non te lo perdonerò mai. Sì, a fare l'ospitata. Vabbè, Lolita, cioè, a fare Lolita. La mia Lolita Lo Bosco, lei, Luisa Ranieri. Luisa Ranieri, che donna meravigliosa. Luisa Ranieri che compie gli anni. Il nostro facciamo... pacco Happy Birthday. Mamma mia, ma quanto è bella. È vero, è proprio una donna italiana, sì, proprio sì. Con quel fascino mediterraneo. Bella, brava, ce li ha tutte lei. Ma voi vi ricordate che lei è diventata famosa grazie alla pubblicità del tè? No, io questa cosa non la so, nemmeno scusa. Oddio, non comodo. È che ho sbagliato io, ma lei non era quella che faceva Antofa Caldo? Era lei! Oddio, googlatelo subito perché faccio penitenza sui ceci dietro l'albero se ho sbagliato. Ma sono convinto che Luisa Ranieri era Antofa Caldo e poi da allora è partita questa bellissima carriera di questa donna meravigliosa. Io sono basita. Ah, scusatemi, siccome noi vogliamo lanciare carriere... Ah, sì? Allora, e visto che ti senti un po' di cose, ti senti un po' Luisa Ranieri. Allora, la frase era Antofa fa caldo. Allora, no, non ci credo. Partiamo da Azzurra Sichera. Il primo piano è tutto tuo. Stupiscici con questa scena. Antofa caldo. Ragazzi, brava, questi cuoricini. Allora, primo piano di Giovanna Del Vino. Perché? Cioè, non... Ma poi io oggi sembro un albero di Natale, cosa dico che fa caldo, di verde questo quando cosa. Vuole lei. Devo farlo io? Sì. Tanto fa caldo. Dottoressa, chi salviamo tra Giovanna e Azzurra? Salviamo Azzurra, non me salviamo Azzurra. E mi tocca pure. Azzurra perché, Azzurra perché ha usato anche scollacciarsi. Scusa, capito? Ma perché Azzurra vuole fare carriera. Grazie. Perché allora, me l'hai messa vicino oggi che fa la Giuda? Però lo sapete per chi fa molto caldo? Per chi? Per Lorenzo Amatulli. Perché? Perché per il prossimo pacco di Natale. Pensavo per il maglione. No. Allora, prossimo pacco. Con questo pacco in mano. E lo sto guardando. Brava. Ok, sì. Allora, il pacco mi consiglia che anche questa settimana compie gli anni. Buongiorno a tutti spagnoli e non, ma in questo caso è proprio spagnolo, Manu Rias di Elite. Auguri, buon compleanno. E questo è il mio regalo
ad Azzurra, il mio regalo di Natale. Azzurra, in caso di dire di nuovo Amatù, fa caldo. Apriamo sto patto. Oh! Grande sì. successo poi di questa serie Netflix, di cui non ho visto nemmeno una puntata. Perché a Giovanna è la trama. È la trama, per quale motivo vedi? Per la trama. E questa è la trama, quella dietro di me è esattamente la trama. È la trama, sì. Ma, però scusatemi, come è stato mercoledì per Montrucchio, Mando s'appoggia. Sono costretto a chiedere nuovamente ad Azzurra. Azzurra, anche questa volta ti senti il gommone. Azzurra ride, Azzurra si sventola, prendo all'amo proprio. Comunque, se siete ispirate da Manu Rios, vi vorrei dire che tutte le volte che in Italia è presente su una app di incontri, quindi ma scaricatele come? Tutte. Davvero? Sì, 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 è andato in tilt quando è stato a Roma. Abbiamo una prova provata? Sì, c'era la sua foto, però ora. Vabbè, che c'è? Cioè, io ho una no, domanda. No, era lui, era lui. Era lui? Era lui, era ma lui. Ma tu hai scaricato l'app? No, no, ma Manu Rios viene a guardare a me ora. Che ne sappiamo, cioè, nel senso, comunque mai dire mai nella vita. Senti una cosa, ma dove si appoggia? Non ho capito. Fisicamente si appoggia a me, ma abbiamo usato il green screen per eliminarmi perché non volevamo far vedere che eravamo insieme quel giorno. Sto sudando, sto, meno male che è finita questo la settimana, sto sudando. Tu stai sudando. Abbiamo finito. Io sto vicino a Giuda qua. Ma come Giuda? Ma tradita. Rancorosa, rancorosa. Tradita, pugliese, tradita no? Per meno di 30 denari, tradita per un pacco, è così, va bene, grazie allora. Tanti auguri a lui, Sarajeri e Manu Rios. A voi e la torta, basta. A noi, basta. È solo la torta però. La torta. E manco la torta. Quella ci abbiamo. Allora, torniamo per favore seri, stabili un attimo, con i libri di Azzurra Sichera. Allora, vado a prendere un altro regalo. Vi regalo dei libri. No, non ce li ho. No, abbiamo finito i pacchi. Non abbiamo... Il mio puoi darlo alla dottoressa. Mamma mia, abbiamo creato un tanta sera. C'era abbiamo i guantoni per il ring. Non sono rancorosa per quello. Va bene, vai Azzurra. Rimedierò. Mamma mia, che tensione. Che si taglia col coltello. Consigliamo un bel libro romantico ambientato a Natale, allora. Il titolo è Dash e Lily, che sono i due protagonisti di questo delizioso romanzo. Allora, Lily è una ragazza euforica, piena di vita, e ha riempito il suo quaderno dalla copertina rossa di indovinelli e sfide e l'ha lasciato tra gli scaffali della sua libreria preferita, sperando che un ragazzo lo trovi. E Dash è musone, sempre imbronciato, ed è rimasto solo a Natale, così cerca la compagnia di un bel romanzo proprio in quella libreria e si imbatterà nel quaderno rosso di Lily, accetterà la sfida e i due inizieranno questa folle corrispondenza a distanza, lasciandosi questo quaderno in giro per New York in modi sempre più fantasiosi, una New York bellissima, illuminata a festa e piena di neve, che diventerà quasi la terza protagonista del romanzo, e decideranno di incontrarsi l'ultimo giorno dell'anno. Ma la domanda è, una volta l'uno di fronte l'altro, si replicherà quella magia che hanno costruito a distanza? Il mio consiglio è leggere il libro, guardare la serie TV su Netflix e poi dire sì, carina, ma era comunque meglio il libro. Era sempre meglio il libro! Era sempre. Ma vi è mai capitato di vivere una cosa del genere? Sì. E te raccontaci. No. Come no? Noi ne siamo qui. La vita no, di Del Vino era meglio del film. Ricorda molto la trama anche di Your Name. Sì, sì, non cambiare discorso. Dici un po' la tua. No, mi è successo. You Life, vogliamo sentire. Dici. No, mi è capitata una cosa del genere con una corrispondenza con una persona ed era totalmente casuale perché sbagliai indirizzo mail io. Veramente. E a chi è arrivato? È arrivata questa persona e noi ci siamo sentiti per un annetto, ci siamo detti tutti. Sì, perché quando c'è uno sconosciuto dall'altra parte ti viene un po' più facile confidarti. Ma ti aveva mandato la foto? No, niente. Per capire chi No. È nato tutto da ho sbagliato e che ridere perché avevo messo un punto dove non andava. Ma tu hai capito di avere uno scambio di mail, di cose, messaggi? No, io avevo comunque all'epoca, quando non c'erano i social, avevo delle amiche con le quali ci mandavamo le lettere perché eravamo del fan club di Ambra.
che dire. Beh, basta. Devo dire, questo come invece non è difficile. Ambra è la mia vita, non criticarla e non giudicarmi. Altro io non ho. Ti appartengo, io ci tengo. E se prometto poi mantengo, giuro. Dottoressa, questi racconti che io glielo chiedo costantemente, che cosa ci dicono della loro personalità? Di quale personalità? Va bene così. Ma o quale personalità? Cioè, quale delle tante? Va bene, guardate Azzurra che si nasconde. Va bene, no, lei ha paurissima. Va bene, è il momento di tre indizi, un film. Il che film c'è in questo pacco oggi? Il quizzettone. Allora, ragazzi, oggi vi porto un film che non solo vi consiglio, ma che è il tipico film da vedere prima della fine dell'anno. Prima della fine dell'anno? Sì, okay. Perché ti fa riflettere sull'anno nuovo. Ah. Vacanze di Natale a Miami. No. Guardiamo, iniziamo dal primo indizio. 3, primo 2, 1 indizio. E parte il film, lo ricordiamo. Vediamo. Perché ogni volta c'è questo 3. Oh. Film del 2008, 2008, ma storia del 1922. Mm. Il regista è David Fincher, ma Fitzgerald è colui che ha scritto la storia. Forse dovrebbe già dirvi qualche cosa. Forse ad Azzurra. Azzurra è più confusa che persuasa. Mm. Andiamo avanti. Secondo indizio, non ci stiamo capendo. Secondo indizio. Era più facile, vacanze spesso di Natale, ci chiediamo Miami. Come sarebbe vivere la vita nel modo in cui la vive il protagonista, avendo più energie e più maturità nello stesso momento. Per questo è il film tipico a cui pensiamo. Ma è un film di Natale? Non è un film di Natale, però è il film veramente consigliato per l'anno nuovo. Cioè è il film che ti fa riflettere sulla tua vita e tutti quelle lamentele di cui abbiamo parlato in realtà mercoledì vengono veramente annullate. A Natale dopo mi questa sposo. Visione. No. Ma Jeremy Banton. Non si chiama così, ma vacanze andiamo... di Natale a Cortina. Per favore, no. Regia, mi dia altro le prossime. Jeremy. Lo strano inizio. Caso di Jeremy Banton, Barton. Ma che film hai visto? Cos'era prossimo quello? Indizio. Andiamo avanti. Vediamo, perché qualcuno avrà intuito. Non il protagonista non sceglie di sentirsi più giovane, avviene naturalmente proprio invecchiando. È quello. Sì. Ho capito, ma il titolo. Lo strano caso di Benjamin Button. Oh, grazie. Ho detto il curioso caso di Benjamin Button. È un film molto particolare. Vogliamo risentire il titolo detto da Matulli? Il curioso caso di Benjamin Button. Proprio così. No, questo è quello che abbiamo detto noi. Tu hai detto un'altra cosa prima. Il film viene praticamente, tutta la narrazione, il racconto, viene da un'intuizione di Mark Twain, proprio legata alle probabilità e alle conseguenze possibili di una vita vissuta al contrario, e quindi nascendo deboli per poi diventare sempre più giovani, sempre più forti con l'avanzare del tempo. Perché è un film che, dicevi prima, dobbiamo per forza vedere entro la fine dell'anno? Per forza no, però no, per forza tra virgolette. È da vedere a dicembre o comunque prima dei buoni propositi per l'anno nuovo. È un film che ti porta ad analizzare la tua vita, a smetterla di pensare se solo fosse andata in questo modo e tutti gli altri what if delle nostre esistenze. Che cosa sarebbe successo se? Diciamo che tutti noi compiamo delle scelte, quindi a un certo momento della nostra vita dobbiamo analizzare le scelte che abbiamo fatto e renderci conto di quelle che presumibilmente sono state le scelte sbagliate, su cui più volte purtroppo ci praticamente condanniamo continuamente. Tre indizi, un film che nessuno aveva capito. Comunque Simone, era molto difficile, era questo molto difficile. Simone, però veramente lo consiglio a dicembre perché eravamo vicini di camerino con Giovanna, sì. E io avevo sentito che stava leggendo ad alta voce, avevo sentito Benjamin e per quello che li ho buttati tutti a caso. Sì, tu chissà che pensavi con Benjamin, era come Fernando di Cristiano Malgioglio. Ma bene, continuiamo sul tema Natale. Perché la nostra dottoressa ha trovato una cosa molto curiosa, molto interessante. Guardiamo insieme questo articolo dove si parla proprio di Natale. Vediamo però, dottoressa, in che termini. Che stress il Natale? Consigli per affrontare con serenità le feste. Ci trova molto stressati. Siamo molto stressati. Sì, tra l'altro esistono due forme di stress. Il distress e l'eustress. L'eustress è quello buono, quindi tendenzialmente Natale dovrebbe essere un eustress, un qualcosa di positivo. Fanno Azzurra con la testa, perché? Azzurra, sei stressata? No, non c'è nessuno stress positivo nella mia vita. Azzurra ai minimi termini. Grande Natale. Ok. E, appunto, è pure possibile che durante queste feste, no, non si possa vivere totalmente in serenità questi giorni. Quindi
qualche consiglio. Intanto darsi dei tempi, cioè rallentare, perché sono giorni chiaramente in cui facciamo molte cose e vogliamo fare troppe cose, quindi cercare di goderci la festa con quel ritmo lento, no, di cui comunque avremo comunque tutti un po' bisogno. Sì. Ogni riferimento è puramente. Dopodiché suggerisco di fare un piccolo planning dei prossimi mesi, però senza troppo stress, cioè senza troppa aspettativa rispetto a quello che poi sarà. Quindi darsi obiettivi che sono raggiungibili a breve termine e non a lungo termine, muovere il proprio corpo, cioè muoverci, tenerci comunque in movimento, sia nel sonno che nella veglia. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè dormire il giusto e poi muoversi, cioè fare una passeggiata, uscire di casa, andare a trovare i parenti. Per chi è solo, per quanto possibile, dedicarsi alle piccole cose in casa per non accusare troppo la solitudine delle feste. Davvero dei piccoli accorgimenti, dei consigli interessanti, anche perché poi, dottoressa, una cosa che magari crea stress nel periodo natalizio sono anche le tante cose che noi colleghiamo da fare nel periodo delle feste, tipo devo fare i regali, poi me lo dimentico. Però c'è una cosa che mi colpisce, perché poi ormai è diventato tipo un savasandire, no? Una battuta legata a Natale: le feste significa rivedere i parenti, persone che non vedi da tempo, che ti chiedono ma quando ti sposi, ma quando ti lauri, il fidanzato, la fidanzata. Anche questa è una cosa psicologica interessante. Sì, esatto, si può anche rispondere: sono fatti miei, cioè effettivamente dire non mi va di rispondere. Lo ridica? Sono fatti miei. Sono fatti miei! Vieni, volevo solo fare un applauso, dottoressa, prego. No, no, diceva, volevo sottolineare. Chiaramente, ecco, sentirsi liberi di esprimersi come uno crede, quindi non per forza andare, insomma, a colmare quello che gli altri vogliono da noi, cioè essere noi stessi, liberi di essere noi stessi. Tra l'altro noi venerdì prossimo, perché questa che entra sarà l'ultima settimana della buon'ora per quest'anno, quindi ci sarà una grande festa, parleremo di Natale. Dico soltanto una cosa: sappiate che sarà un grande divertimento, un grande festeggiamento. Quindi uomini, donne, italiani, tremate. Tremate perché... anche stranieri. Tutti. Tremate perché ci divertiremo come dei pazzi. Sarà anche un gran galà. Un gran galà dove succederanno tante cose. Ci saranno dei premi. Ho un impegno io. Delle premiazioni. Quindi da lunedì, ultima settimana della buon'ora dell'anno. Tra l'altro ne approfitto per dire che nelle settimane di feste andrà in onda alla buon'ora gli incontri, dove rivedremo il meglio delle nostre storie, delle nostre interviste. Quindi ultima settimana e poi torneremo con le puntate inedite, con tanti nuovi ospiti, con un nuovo salotto, tanti amici, alcuni ritorneranno e nuovi arrivi, più forti di prima l'8 di gennaio. Quindi ci divertiremo, ma intanto con voi ci rivediamo mercoledì, ma poi anche venerdì. Va certo. Bene, allora facciamo una cosa prima di salutarci: prendete i vostri pacchi, andiamo al centro. Giovanna, questo è il movimento, Giovanna, che ha consigliato la dottoressa. Giovanna e Luana, abbracciatevi, fate pace. No, non posso farlo. Fate pace, dai. Il bacio di Giuda, benissimo. Hey. Allora, io saluto e ringrazio Azzurra Sichera, grazie. Bravo, Azzurra. Grazie. Buon fine settimana, grazie a Luana Di Pietro, grazie a Giovanna Del Vino, grazie a Lorenzo. Grazie a te, Simone, grazie a voi. Grazie a voi per essere stati con noi questa notte e tutta questa settimana. La linea Emanuele Landi al TG Notte. Fate bei sogni, domenica se potete riposate, se vi va noi ci rivediamo lunedì. Ciao, buon weekend, ciao. Buonanotte, ci spichisi sabato e domenica, eh? Ciao.